Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video su Big Geek House e oggi una nuova lista di tier lament. Tranquilli, basta tier lament, arriverà un'altra lista perché adesso sono in Shizu, quindi è giusto e probabilmente nel futuro usciranno altre perché stanno uscendo infiniti supporti per questo mazzo, è un mazzo che varia ad ogni lista. Ma oggi vi porto una versione alternativa, una versione che secondo me è un pelo più forte rispetto alla versione con le Luna Light, soprattutto perché giocate un po' meno brick e tutti i brick tra virgolette sono extender oppure sono parte di combo che è giocabile anche come starter oppure sono cose che ci addano carte importanti, quindi non è malissimo, ci sono dei brick ovviamente, ed è la versione Tier Lament Visa Starfrost con gli Scarecrow. Di base la versione con la base sarebbe quella di Daniele Stella, che è arrivato in top 8 al top 16 o top 8 adesso non mi ricordo al YCS Utrecht, e poi l'ho modificata con i supporti double che non ce ne sono tanti, ho fatto un po' di modifiche e devo dire che ha girato veramente veramente molto bene. Alcune modifiche sono prettamente per il torneo che abbiamo fatto, per il semplice motivo che tanti temevano un torneo molto pieno di Runic e di Fandris soprattutto, e effettivamente è stato così. Non avevo visti tanti, ma ce n'erano. Però io non ho beccato nessuno di... ho beccato solo un runic e... anzi, due runic sprite e nessun thunder, per fortuna. Però vabbè, i runic sprite li ho persi tutti e due. Comunque, cominciamo con la deck profile, se no ci perdiamo un sacco di tempo. Tier Lament, ovviamente, due Reino perché non vogliamo averlo come normal, soprattutto perché non possiamo evocare Visas con lui, visto che Visas richiede di distruggere un mostro con tipo e attributo diverso da se stesso e Visas è guerriero come lui. E quando va al cimitero, la cosa più divertente è che non vogliamo attivare l'effetto perché ci blocca le zone. È un mostro inutile in mezzo alle balle, veramente. 3 per di Shaden, estende a livello 4, è fortissimo. Lei la evochiamo, migliamo 3, poi facciamo sopra Visas e fusioniamo e... gigantesca, non facciamo neanche la normal, quindi buonissima. Ovviamente non vi racconto cosa fanno le tirane, perché so che ormai le sappiate a memoria anche voi. 3 per di Avnis. Questa qua nel torneo penso sia la prima volta che mi milla ogni volta qualcosa. Ogni volta ha millato almeno un nome e contro un tizio ha millato trappola, nome e un altro nome. GG, grazie Avnis, che funzioni solo quando servi effettivamente, però se funzionasse anche un po' di più non sarei... triste, ecco. E 3 per di Merli, che è la carta più forte, perché evocate, fate sprite F, proteggete dai target e la rievocate, millate 8, fate un sacco di roba. Lei è la starter che mi piace di più, che la evocate normal, millate 3 gratis, senza dover scartare carte, far cose. Fate Visas full combo più Merli già al cimitero, molto molto forte. Riparto Scarecrow Visas, 3 Visas. Per chi non lo conosce, lui semplicemente è un mostro tunnel livello 6 che entra... specialandosi, targetando un mostro di tipo e attributo diverso da se stesso, quindi diverso da luce e guerriero, quindi tutte le tier lament. Lo distrugge di effetto, fa schifissimo perché non è rapido, però vabbè. È fortissimo per far triggerare tutte le tier lament. Più si evoca ed è la partenza per fare la combo con gli Scarecrow, e la combo Scarecrow parte con lui. Basta. Lui è full combo. Non con la terreno. Se partite con la terreno non potete farlo. Sembra strano, ma sì. Terreno degli Scarecrow. La cosa divertente di Visas è che è cercabile sia con la terreno delle Tier Lament sia con la terreno degli Scarecrow. E giochiamo 8 terreno qua dentro, quindi, anzi, 7 terreno. Quindi è cercabile in qualsiasi modo. Partite con lui più una Tier Lament o terreno più Tier Lament è combo. Uno spaventartiglio Rayshard. Lui si speciala sotto il link degli Scarecrow, quindi luce Earth, o in una colonna da discendere se si trova in una zona main. Quando si evoca Special possiamo cercare una magia trappola Scarecrow dal deck, e in più se sul terreno ci sono almeno 3 mostri in posizione di difesa possiamo pescare uno. Ah sì, Visas ha un altro effetto che in battaglia quando spacca un mostro si pompa di attacco del mostro, mai usato. Gioco reparto minimo di Danger, perché volevo giocare un reparto un po' più grosso dei... Bestial, però il problema è che non ce li avevo. Li ho comprati al momento e ne ho comprati 3 perché costavano un fracco. Gioco 2 Nessie, un Jack e un Tsuchinoko. Bastano, avanzano, serve solo per avere tipi diversi per fare curioso. E la cosa più bella è che pescano uno, quindi dà anche consistenza al mazzo. Non sono malissimo. Ma dai, ninja sono forti, non è merito. Accidenti, eh. Extender, altri extender, Destrudo, Zephyros. Lui è buono perché è livello 4, lui è carino perché si evoca specie alla minchia. Cosa scarsa di loro è che contro l'Unix Sprite dovete desidarli sempre, perché sono il male atroce, perché andate al time e siete morti. E infine, come ultimi mostri, gioco 2 Beast Magnamut. Uno non ce l'ho più perché l'ho venduto, ma mi dovevano arrivare gli altri. Fortissimo. E un Druibur.
è un Druidsworm. Magnamut, possiamo bannare un mostro luce dark per evocarlo dalla mano da qualsiasi cimitero, quindi anche quello del nostro avversario. Questo è buono per togliere carte dal cimitero del nostro avversario. La cosa divertente è che se il nostro avversario controlla un mostro, possiamo attivare il suo effetto in modo rapido. Quindi il nostro avversario parte il suo turno, evoca qualcosa, lui ci manda una Tier Lament, facciamo effetto suo, gli banniamo la Tier Lament, è praticamente un DD Crow gratis che si evoca ed è un 2005 livello 6 ed è enorme. Quando entra, attiviamo il suo effetto, in hand ci permette di aggiungere un bestial con nome diverso dal deck. A dire la verità, non un bestial ma un drago, perché non li fanno mica scarse queste carte. Aggiungi un drago, è per questo che è forte con Dragon Link. Druidsworm, l'unico che ho evocato ieri, Magnamut non l'ho mai visto, lui sempre avuto in mano. Semplicemente fa la stessa cosa di Magnamut, che evoca special bandendo un luce o dark da qualsiasi cimitero e lo fa rapido se il nostro avversario controlla un mostro. Quando lui sul terreno lascia il terreno, anche per un'evocazione Link, quindi lo linkiamo via, manda al cimitero un mostro evocato special, targetandolo. Peccato che lo targhetti. Però lo manda al cimitero. Se non targetasse sarebbe un out nativo per Avramax comunque. È bellissimo perché voi fate questo, gli bannate uno all'avversario, lo linkate per fare elfo o per fare altro, gli togliete un'altra carta in campo. Despia on buy adesso. Devastante questa cosa. La cosa più divertente è che contro Despia è... Oh, vuoi farmi marchietto in rosso? Druidwood. C'è ancora un mostro ma lo vedremo dopo. Magie, gioco 3 per della terreno più forte della storia. Terreno che non mi ricordo mai l'effetto di spaccare ogni volta. Ho perso una partita per questo, però vabbè, era una partita al meme perché non abbiamo vinto nessuno dei due. Ultime due pianeta di Rage of... Due terreno degli Scarecrow. Allora, terreno di Tier Lament, la conoscete questa? Mi sa di no. Questa qua ci permette di aggiungere uno Scarecrow oppure un Visas. E quando ha l'attivazione, i mostri del nostro avversario perdono 100 d'attacco e di difesa pari al numero di mostri in difesa sul terreno. E in più, se sul terreno ci sono 3 o più mostri in posizione di difesa, ci permette di spaccare una carta sul terreno. Target anche questa, sfortunatamente. Molto molto carina, è una doppia distruzione perché attiviamo per l'Ereno, facciamo fusione, spacchiamo uno, attiviamo questo per fare la combo con Visas, evochiamo i mostri tutti in difesa, perché tanto passiamo per Kid, Kalos, i due Visas e quell'altro, arriviamo a 3 e spacchiamo uno. Sicuramente il nostro avversario avrà qualcosa in difesa, perché di solito adesso non giocano più tanto in attacco. È molto carina, il problema è che lei potrebbe far partire la combo, ma non potete farlo perché Lucert aggiunge lei, e lei può essere attivata solo una volta, quindi partire con pianeta fa schifo, è l'unica carta schifosa dell'archetype. Per fare questa combo. Dopodiché giochiamo due arrivo spaventartiglio. Questa quarta è un reborn per i mostri spaventartiglio o Visas. E non è once per turn questo effetto, quindi se ne abbiamo due possiamo evocare due volte. Il secondo effetto dice che possiamo bandarla dal cimitero per evitare la distruzione di un mostro Link spaventartiglio. È inutile questo effetto, ma va bene. La cosa più divertente delle carte... L'hai pure letta tutta. Sì, la cosa più divertente delle carte spaventartiglio è che quando iniziavi a giocare con le tier, le persone, ok, fai, va bene, fai, ti vedono tutta la combo, eccetera. A un certo punto tiri fuori, pianeta ricciofobia, primitivo ricciofobia. Prendono in mano, leggono, ok. Evoco con Link, ok. Attivo questa, cos'è che fa questa? Fa reborn, fammi leggere. Le hanno lette tutti, non c'era uno che non leggeva questa carta, fantastico. E infine per trovare il terreno, terraformare e rotazione del set. Rotazione del set che non ha funzionato come volevo che funzionasse, però è molto forte anche contro l'unic perché ci permette magari la settiamo. Nel turno del nostro avversario lui attiva la terreno, gliela spacchiamo con rotazione del set, settiamo una carta, settiamo la nostra finché non ci distrugge la nostra e non può attivare la sua terreno. È molto carina quando tipo vuole fare l'effetto di pescare, attiviamo rotazione del set, spacchiamo la carta e adios. E gira attorno a Evelyn. Molto molto carina. E anche in permanence. Uno perde la carta più forte della storia della Yu-Gi-Oh! Non si sa ancora perché sia ancora libera con Tier Lament in giro. Dopo gioco l'engine marchiato, un piccolo engine che è il marchiato nel buon umore con un Albion. Non gioco Cartesia perché non mi piace così tanto e Cartesia si gioca di più con i Bestial, sinceramente costa 30, io ne avevo 30 e 30, con 30 euro col cazzo. Però questo engine è molto molto carino e poi questo engine probabilmente quando arriveranno in Shizu verrà cattato brutalmente di conseguenza. Ma Cartesia di lei semplicemente ci permette di rivelare un mostro alla nostra mano, che sarà una qualsiasi Tier Lament tranne Rainward, mandare dal nostro ex deck al cimitero un mostro con lo stesso tipo del mostro che abbiamo rivelato, che abbia 2500 d'attacco o 2500 di difesa, che è la nostra Rule Kalos, il nuovo mostro di Tier Lament, e ci fa aggiungere Albion. Visto che abbiamo mandato al cimitero per effetto e non rivela di costo, assolutamente, voi attivate, aspettate la risposta del vostro avversario. Le carte che vanno al cimitero semplicemente si rimescolano per evocare Kid Kalos. Praticamente lei è un Instant Fusion che richiede due carte, però è un Instant Fusion che ci permette di portare Albion, che semplicemente è un millo la magia, rimetto sotto, pesco uno.
Quindi è un più uno praticamente. Oh, sì. Poi è rapida, possiamo girarci attorno a Droll ed è fate Kit Kalos aggiunge una, quindi molto molto figa come carta. Il secondo effetto dice anche che possiamo, se un mostro fusione è andato al cimitero in questo turno, possiamo recuperarla in mano. Il problema è che possiamo attivare soltanto uno dei due effetti, quindi o aggiungiamo Albion o la ridiamo in mano. Molto spesso se avete Rul Kalos in campo è abbastanza inutile, perché dovete, è l'unico target che avete Rul Kalos nell'extra deck. Altre magie giochiamo goccioline, 3 per, perché l'unica, è una carta veramente forte qua dentro e non ha senso non giocarla, soprattutto perché possiamo andare al cimitero roba. Attenzione che non triggerà niente, quindi non triggerà i mostri tier, non triggerà altro, però è forte e comunque funziona anche come un impermanence, tra virgolette. In più, mandando al cimitero magari un luce dark, possiamo già avere attivi i nostri beast se il nostro avversario non ha niente. Dopo gioco un ciclone di main per avere un'auta mina, perché ho paura di Flanderis, che tutti giocano mina in quel mazzo, e soprattutto avevo paura di Runic, e di conseguenza ho giocato uno di questi giusto per averlo. È servito, cioè, sinceramente non l'ho mai visto, e poi ho gli altri due di side, quindi me la refavo di più col side piuttosto che con questo, però ci sta a giocarlo secondo me. E infine due trappole tier, qua dentro ce ne servono due perché prima la vogliamo millare e risettare con col grifone. Lei è quella che nega e ce la ricordiamo tutti, perché è quella che è quella più forte, è quella che usano tutti. E non giochi urlo che fa ah! No, urlo non mi piace. E il calcio? E la magia rapida? In realtà, allora, volevo inserire le magie, quelle nuove. Sicuramente urlo è carina, però urlo, il problema è che se ci miniamo le carte degli Scarecrow, qua urlo fa schifo. Urlo fa schifo perché se ci miniamo le carte degli Scarecrow, il terreno o il doppio arrivo, siamo nella merda. O Richard è mescolabile, ma sprechi una fusione per il cazzo. Di solito la combo è avere Visas subito, fare 1000-3 sperando che non milliamo il 2x di una magia e poi partire con i Visas. Se giochiamo urlo milliamo 6 e in 6 è molto più facile millare carte sbagliate. Sì, piuttosto che Cyclone avrei giocato la magia rapida, ma non ce l'avevo. Però ho deciso di giocare Cyclone perché è un po' più versatile, e poi bannare la terreno runica è un po' più forte di rimescolarla. Rimescola se controlli Visas, rimbalza 2 e rimbalza nel deck. Però il suo effetto secondario è che recupera roba dal cimitero. Recupera una trappola dal cimitero. E la terza magia, che è quella che evoca dal deck, ha un effetto secondario che fa cagare, che recupera le carte bandite. Ci può stare perché ci sono i due Wurmung presenti, ma non era così incredibile in questa versione terraformare e set rotation, che mi sembravano un po' più forti, soprattutto verso le terreno presenti, tipo quella di Flanderis e quella dei runi, che sono un po' più fastidiose. Extra deck, senza andare ulteriori indugi, ho giocato due Kit Kalos indispensabili. Secondo me anche nelle prossime versioni è difficile scattarne, perché con la presenza dei Druid Worm o roba del genere possono bannarvele e avete finito di giocare. O i Beast o tutte quelle robe là. Bisogna giocarne per forza due ed è il target migliore. Poi se non ve la rimescolate subito potete usare la seconda e poi rimescolare quella che avete usato prima. Ed è molto molto good. Un Kaleidoart che a me piace tantissimo, però non l'ho mai calato, e se l'ho calato è servito poco. E lui rimescola quando viene evocato e manda al cimitero dal deck. Una Rul Kalos, che è la nuova Tier Lament. Lei non fa distruggere in battaglia. No, il tuo avversario non può distruggere i mostri in battaglia. I Tier Laments. Non certo, può attaccarli. Certo, se stessa, gli altri dice. Il suo primo effetto dice che quando il nostro avversario attiva un effetto che vuole evocare specialmente un mostro, uno o più mostri, possiamo negare, distruggere la carta e mandare una carta Tier Lament dalla mano o dal terreno al cimitero. Se, e possiamo mandare anche se stessa. Se lei va al cimitero per un effetto di una carta, anche il suo effetto, possiamo rievocarla. Entrambi gli effetti sono once per turn, quindi se attiviamo il suo effetto e mandiamo lei e la rievochiamo, non possiamo negare di nuovo. È una pecca che secondo me potevano scrivere tipo l'effetto per la doppia negazione. Adesso voi avete rosse carote, rompete i coglioni. Comunque lei, ricordatevi che anche dalla mano, ed è una cosa che mi sono dimenticato perché pensavo solo al terreno, se no avrei mandato una tier lament alla mano, avrei fusionato. Lei torna solo se è mandata, se è stata evocata tramite fusione. Se è stata rievocata per effetto, quindi specialmente dal suo effetto, non ritorna mai più, quindi ricordatevi anche questo. Altre fusioni, ovviamente Dragostapelia, che secondo me è più forte di Rul Kalos. Un Garura e un Mudragon. Io facevo sempre Rul Kalos e me le utavano sempre, facevo questo. Stava là. Vabbè. Lui, vabbè, nega 1 ed è fortissimo contro Sprite. Lui è pesco 1 e lui è proteggo dal target ed è un 4 per fare Abyss Dweller. E target Super Poli che non gioco. Non gioco Super Poli. Mi fa cagare. Super Poli. Pink, giochiamo un Lucert.
Lui è fantastico perché, primo, quando viene invocato una zona extra, ricordatevelo, non potete fare elfa per proteggerlo. Aggiunge la terreno e si fa con un Visas o un Spaventartiglio. Aggiunge la terreno. Quando al cimitero possiamo e controlliamo un Visas, possiamo rievocarlo dal cimitero gratis. E basta, questo è il suo effetto. Però la cosa figa sua è che lui si rievoca e quando rievochiamo lui basta fare effetto elfa, rievoco Merly e abbiamo già tre mostri di oscurità con tipi diversi sul campo. Funko Pop. È fortissimo sto. Funko Pop è fortissimo. Uno per di elfa che è indispensabile in questo mazzo. Minchia, uno mi sembra proprio sbagliato come era. So che non è il suo mazzo, e... sta non gioco sprint perché non ho spazio, ma in realtà sprint qua dentro non serve a niente. Serve a qualcosa, ma non abbiamo spazio. La versione cura serve. La versione cura sì, perché per andate Merly. Un dark perché è carino ed è forte contro tutto, evocate, poi vi permette di evocare un dark con un tipo diverso per fare curioso. Curioso che molto spesso è di primo turno la trappola, di secondo turno antispell e poi la risettate con il nostro amico Grifone che in questo caso resta in campo ed è uno skill drain e mi dimentico sempre del fatto che se devo evocare specialmente devo evocarlo vicino alle punte, se no non triggera, nega anche i miei, però vabbè, dettagli. E Xyz gioco un ladro del tempo Redwear, lui è come sempre il nostro bussante di emergenza, il nostro avversario ci blocca, ci fa cose e abbiamo Shaylen e Reinhardt in campo, facciamo effetto suo, mandiamo Shaylen che è l'unico che non abbiamo utilizzato e fusioniamo, è l'unica nostra salvezza. E infine Abyss Dweller che è forte contro tutti all'Ament e io non lo faccio mai perché sono un coglione. Più che altro vinco il dado, faccio mia Fubon, non faccio Dweller perché non ci riesco, mi lo sei abbatte. Normal Reynolds. Vabbè, infine una barona dei fiori perché la facciamo easy con i Visas. Con Visas perché è un tuner livello 6, con Richard è un 4, non tuner, barone dei fiori. Oppure Shane, oppure Reynolds, però la combo vi fa usare loro due, semplicemente. 6 deck visto che era torneo, però ci può stare. Gamma perché, vabbè. Shifter. Shifter è il problema, più che altro shifter quando vai secondo ti fanno pot shifter. Questa entra, ma più che altro è una entra molto molto forte e quando andavo secondo desiedavo tutto il pacchetto marchiato e entravano loro 4 e sono perfetti. A me piace la perfezione di questa cosa. 4x4, GG. Come altra entra ho giocato Droll perché mi sembrava un po' più forte, soprattutto vista la grossa presenza di Flanderese e la grossa presenza di Runic. Ho detto mettiamo dentro questo, è molto buono. L'ho pescato una volta e ha funzionato. Contro Runic. Tutte le altre volte non l'ho pescato. Poi la versione alternativa all'insetto che ti fa 1000 di guadagno life points. Questo qua quando mi è mandato al cimitero guadagnate 500 per vincere al time. No, Konami non aspetto fino al time. Sono io lento a giocare questo mazzo perché è complesso. È veramente complesso. Dopodiché gioco Backrow Remove, i due cicloni mancanti e uno spolverino dell'arpie. Perché questo è un po' più forte contro Runic, perché molto spesso se hanno paura di ciclone, settano almeno 2-3-4 carte Runic, fate spolverino e spaccate via tutto, vaffanculo. Come magie ho giocato 3 impermanence di side, queste dovevano essere di main ma ho messo dentro i draghetti nuovi. Carina, la sideavo sempre per togliere i draghetti, perché se vado contro Runic non è incredibile, o Flanderese, roba del genere. O altri mazzi che non usavano luce dark, erano ottimi cambi per quelle carte. E infine la carta più forte del... da settare con Grifone e Antispell. La settate di combo e il turno dopo l'attivate contro Runic, che è molto forte, soprattutto perché avete in campo essenza antimagia più Baron, l'attivate in standby, loro non vi possono tirare golem di lava, se vogliono proteggere, se vogliono negarvi, se vogliono spaccarvela con distruzione non ce l'hanno, e in più non possono darci Baron perché è sotto elfo, quindi non possono attivarsi neanche quella che nega i mostri, di conseguenza lo mettiamo sotto lock a prescindere. E un token di Nibiru anche se non me lo sono mai preso. Il porta fortuna ormai, tocca in Nibiru. Comunque, per chi non conosce la combo con i spaventi artiglio, ve lo faccio vedere molto velocemente. Semplicemente parte con un mostro tiraclima più Visa sulla terreno per aggiungersi in uno dei due. La combo è: evocate normal o special o quello che volete. Facciamo finta di attivare Merly. Merly ci millerà un nome. Perché siamo fortunati o ce l'abbiamo già in mano, tanto non cambia niente. Se ce l'abbiamo già in mano, meglio perché non dobbiamo sperare nel mill. Però se non ce l'abbiamo e ce l'ho mille a lei, sicuro. Attiviamo Visa, spacchiamo Merly, lo evochiamo special. Merly trigger, evochiamo Kit Carlos in difesa. Con Kit Carlos andiamo ad aggiungere di nuovo Merly. Partiamo con Visas, andiamo al cimitero, evochiamo Lucert. Lucert effetto, ci andrà ad aggiungere la terreno, il pianeta primitivo dei Scarecrow. Ve lo attivo qua perché qua non lo vedete. Attiviamo la terreno, è una terreno, andrebbe qua giù ma... non si vede. Aggiungiamo Riccardo Fogli. Effetto Riccardo, lo evochiamo special sotto di lui. Ricordate di non occupare le zone sotto la zona extra perché sono vinculate. Effetto di Rachel, quando viene evocato special, ci andiamo ad aggiungere arrivo spaventartiglio.
Se il nostro avversario controlla un mostro in difesa, possiamo pescare uno, vedete, perché è per questo che lui non l'attiviamo quasi mai, perché quando facciamo la combo iniziale abbiamo soltanto due mostri, essendo che lui è un Link. A questo punto abbiamo usato tutte le carte Scarecrow, quindi possiamo fare quello che vogliamo. Attiviamo il Kit Kalos, evochiamo Merly, Kit Kalos effetto, millerà 5, adesso non millo per evitare di perdere tempo. L'effetto di Merly l'ho già fatto, quindi migliamo solo 5. Mandiamo al cimitero loro due, evoco Elfa. A questo punto attivo Arrivo Spavento Artiglio, rievoco Visas dal cimitero e rievoco il Spavento Artiglio di Lucert più lontano possibile. Se fate la combo al contrario avrete la freccia anche giusta, perché è la freccia che punta a sinistra, però vabbè. Lo allocate qua, avete una freccia in più, ma sti cazzi. A questo punto facciamo Baron de Fleur, attiviamo l'effetto di Elfa e rievochiamo Merly. Ora un qualsiasi estender, può essere un altro arrivo, un Nessie, un Druidwurm, perché possiamo bannare tutte le carte che abbiamo in cimitero praticamente, un'altra fusione che abbiamo fatto con l'emigliata 5 di lei, basta che sia Dark. Mettiamo che abbiamo millato uno e abbiamo fusionato, abbiamo fatto Garura ad esempio. Naturalmente con la combo Visas, partendo con la con Merly, che con due nomi, praticamente due nomi tier più Visas, abbiamo Curioso in campo e poi con Curioso facciamo quello che vogliamo. Curioso, mandiamo al cimitero la trappolina, trappolina magari ci aggiunge uno, con un altro estender o facciamo fusione o con quello che migliamo, magari migliamo un'altra per fusionare. Abbiamo tipo Share, non abbiamo un altro estender in mano, possiamo fare fusione e andiamo a fare uno più l'altro Mudragon e facciamo Grifone qui. Quindi abbiamo Skill Drain, lui che ci porta uno e Baron dei Fiori che nega. In più lui scartiamo uno e ci settiamo la trappolina delle tier, che in game 2 è anti-spell. Se avete più estender riuscite a arrivare a fare anche Rul Kalos, ricordatevi Rul Kalos, devi evocarlo qua. Questa è la zona per Rul Kalos o questa è la zona per Rul Kalos. Altre zone no, perché sennò lui ve la nega. Comunque questa è la combo base degli Scarecrow. Ovviamente se partite con Visas la fate, se non partite con Visas fate un bel cazzo di niente. Fate la combo tier normale. Quindi questo è Tier Lament Scarecrow, un mazzo che ha girato veramente veramente bene. Se non mi splayo come la merda, ma sono, è colpa mia, non colpa del mazzo, avrei potuto vincerle tutte secondo me, però sti cazzi, bisogna imparare. Cambiando versione praticamente ogni settimana è difficile imparare tutte le cose. Però questa mi è piaciuta molto di più rispetto a Lunalite, soprattutto la versione qui Danger, perché è molto più statica, è molto più fissa, perché la tua combo con Visa è sempre quella, non è che cambia. Devi ricordarti delle piccole cose, tipo la terreno del tier che trigger, la terreno dei Leciofobia che triggera, il tipio che triggera pescando uno, e ricordarti che devi avere un estender prima di fare Curioso e di avere la possibilità di avere un estender dopo aver fatto Curioso. Quindi Curioso non sempre manda la trappola, ma può mandare Destrudo, può mandare il Zephyros. Ottima cosa di Zephyros è che ti recupera anche la terreno dal campo, quindi per turno dopo abbiamo un altro Visas da aggiungere ad esempio, quindi molto molto good, molto molto semplice da giocare rispetto ad altre versioni di TR. Come avete visto la combo è fissa, sempre veloce, rapida. È un po' complesso giocare in game Green Second, ma ormai Green Second è complesso a prescindere. In ogni caso, per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, come sempre, campanellina e ciao Vets!